I don't object. Siamo a posto, sì. Buongiorno a tutti. Siamo qui per questo incontro molto atteso e molto importante per le aspettative e la cultura del meeting. Un incontro che ha per tema la religione, temi relativi alla convivenza tra i popoli, alla libertà religiosa stanno davvero tanto a cuore al meeting e da sempre sono stati trattati con attenzione e con profondità. In un'edizione dedicata appunto al cuore non poteva mancare anche qualche riflessione su questo tema e abbiamo visto tanti interventi, dalle persecuzioni religiose a cosa significa incontrare altre religioni di tutte le aree del nostro mondo. Oggi affrontiamo un tema più particolare, più specifico, un tema che ha anche mosso molto l'opinione pubblica perché abbiamo tanto discusso tra di noi sul tema del crocifisso e quindi sul caso del crocifisso e quindi sul tema della presenza religiosa nello spazio pubblico. Questo tema può essere letto da varie angolature. Ci sono persone che ritengono che la sola idea di una religione che abbia qualcosa da dire alla dimensione pubblica è una negazione della laicità dello Stato. Altri hanno la consapevolezza che occorrono manifestazioni di identità e che la religione è una manifestazione di identità. E questo non implica però un monopolio dell'identità, ma implica semplicemente la possibilità di dialogare tra diverse identità. Nel caso del crocifisso poi qualcuno ha cercato di giustificare la presenza non della religione in generale ma di specifici simboli dentro le mura di un edificio pubblico e ancora qui riformuliamo il tema in un modo diverso. Ecco, hanno visto in questo un modo per capire meglio cos'è la democrazia pluralista. E poi c'è anche tutta una corrente che ritiene che invece questa presenza debba essere abolita, che esiste un diritto a non vedere e a non sentire, perché questo è in contrasto con i diritti fondamentali, i diritti di ogni persona. Quindi abbiamo tante possibilità di guardare a questo tema e sappiamo anche che è un tema aperto, che è un tema problematico. Siamo qui dunque per ascoltare i nostri ospiti. I nostri ospiti sono tutti molto illustri e anche molto amati dal pubblico del meeting. E quindi svolgeremo questo tema nei tre interventi, partendo dalla parte più specifica che è stata affidata a Joseph Weiler, che è il direttore dello Strauss Institute della New York University, grandissimo amico del meeting. Spero che tanti di voi siano venuti oggi a sentirlo sul tema della Bibbia e del matrimonio, perché è stato veramente un grandissimo evento. Il secondo intervento è invece stato affidato a Giorgio Feliciani, al professor Giorgio Feliciani, che è ordinario di diritto canonico all'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove dirige un centro studi sugli enti ecclesiastici. E poi, last but not least, Giuliano Amato. Certamente non ha bisogno di nessuna presentazione, come del resto anche gli altri, però lo accogliamo nella sua veste ufficiale di presidente della Enciclopedia Italiana Trecani. Allora, questo è il nostro programma. Il momento di lavoro, come sempre quelli del meeting, sarà un momento di lavoro che durerà circa un'ora e mezza. I relatori vi parleranno ciascuno più o meno una mezz'ora e speriamo da questo davvero di poter uscire più rinfrancati e più coscienti di cosa vuol dire essere presenti oggi nella società italiana e nella società europea. La parola dunque a Joseph Weiler, a cui lascio il microfono. Mille grazie. Giuliano, devi aiutarmi, io ho un piccolo problema. Oggi mattina
ho dato una lezione sulla Bibbia in una piccola aula a qualche dozzina di persone. Era un discorso sulla religione. Oggi pomeriggio non è discorso sulla religione, è discorso sulla politica della religione, grande aula in centinaia o migliaia di persone. Come si spiega? Ho due ipotesi. L'ipotesi che fa più bello alla mia ego, che la gente è più interessata sulla politica della religione che nella religione stessa. L'altra ipotesi è che la gente è più interessata in Giuliano Amato che in Joseph Weiler. Allora, c'è solo un modo di verificare che tu rivieni l'anno prossimo o da una lezione sulla Bibbia. Ma allora a quest'ora bisognerebbe non scherzare più, perché quella domanda sui simboli religiosi sulla piazza pubblica oramai non è più scherzo. Come sapete tutti, in Italia, definita dalla propria Corte Costituzionale come paese laico, eccetera, comunque c'è la tradizione che nell'aula delle scuole c'è il crocifisso. Fa parte della cultura, dell'identità italiana. Invece, quasi un anno fa, novembre 2009, c'era una decisione della una Camera della Corte Europea dei Diritti, dei Diritti Umani a Strasburgo, 7-0, condannare l'Italia per quel fatto che c'è il crocifisso sull'aula scolastica. Quello non è scherzo. Perché il ragionamento della Camera era assai radicale, perché non era una decisione sul caso specifico, hanno fatto un ragionamento che vale per tutta l'Europa. Lo Stato deve essere neutrale, avere un simbolo religioso sulla scuola non è più neutrale e perciò non l'Italia è condannata per violazione della Convenzione, e per implicazione tutti gli altri stati che hanno simboli religiosi nello spazio pubblico sono in violazione della Convenzione. L'Italia ha chiesto un ricorso davanti alla Grande Camera. La Grande Camera sono 17 giudici, l'istanza è praticamente più alta del sistema dei diritti fondamentali europea. Accanto all'Italia c'erano 10 altri paesi che hanno sostenuto la posizione italiana, dalla Russia, figuriamoci, fino al San Marino. E loro mi hanno chiesto di rappresentare loro davanti alla Corte Europea. Io ho fatto un piccolo brano di qualità pessima, devo avvertirvi, per darvi il gusto come è andato il procedimento davanti alla Grande Camera. Sono 4 minuti che potete vedere un po' il gusto, come andava questa causa. Non c'è ancora la decisione, sarà a novembre, dicembre o può darsi l'inizio dell'anno prossimo. E dopo questo piccolo brano di 4 minuti, quello che vorrei fare è praticamente leggere la mia aringa davanti alla Corte Europea, cercando di convincerli che la Camera, condannando l'Italia, era una decisione sbagliatissima. Allora prima vediamo un po' questo brano e di nuovo mi scuso per la qualità pessima, è scaricata dall'internet. Vediamo. Asseyez-vous, je vous prie. Please be seated. Sure.
opening states, I give the floor to Professor Weiler. Mr. Weiler, please. May it please the court, I have the honor to represent the 8 intervening states, all of whom are of the opinion that the Second Chamber erred in its reasoning and interpretation of the Convention and in its subsequent conclusions. Now make no mistake, Your Honours, in many of these non-laic states, large segments of the population, maybe even a majority, are no longer religious themselves. And yet the continued entanglement of religious symbols in its public space and by the state is accepted by the secular population as part of their national identity. I am sure that the thousands or tens of thousands singing with gusto, God save the Queen, many of them do not believe in God. But they would be appalled if somebody came and said, you have to change the British national anthem. It is part of their identity of being British. Now, it might be that someday the British or the English will change their mind and decide that they want to disestablish the church, change the anthem, redraw their flag, etc. It is their democratic and constitutional right to do that. But it's for them to do, not for this distinguished court. And the Convention certainly does not require them to do that. Italy has the right to be and choose to be a laic state. And I don't think this court should be invited to interpret the Italian Constitution and to impose the strictures of the Italian Constitution on Italy. Leave that job to the Italian courts. Italy has the right, if it wants, to be a laic state. But what Laozi would have this court do is to impose on it the duty to be a laic state. That cannot be. That is not a correct interpretation of this convention. There is no duty of laicite on the members of the European Convention on Human Rights. The Europe of the Convention represents a unique balance between individual liberty of and from religion and the collective liberty to define the state and nation using religious symbols and even having an established church. Laïcité is no more neutral than a religious worldview. How do we resolve this issue? We resolve it by teaching tolerance. The French, with the naked wall, have in their curriculum to teach their children respect for religious people and for different religions. Countries like Italy, who choose to have a crucifix as part of the very way and identity and self-understanding, have to teach their children respect for those who do not believe, for those who are agnostic or atheists. France with a crucifix on the wall is not a France. Italy with a crucifix on the wall is not an Italy. Let's not change that. Thank you. Vorrei dire che quella carica ho fatto pro bono. Che non dico. Mi chiamo Joseph Weiler, professore di diritto preso alla New York University e professore onorario preso alla Londra University. Ho l'onore di rappresentare i governi dell'Armenia, della Bulgaria, di Cipro, della Grecia, eccetera, eccetera. Tutte le terze parti sono dell'avviso che la seconda Camera ha sbagliato nel suo ragionamento, nella sua interpretazione della Convenzione e nelle sue conclusioni. La Camera, nella sua decisione, formula tre principi chiavi. Gli Stati che intervengono sono pienamente d'accordo con due di essi,
ma dissentono decisamente dal terzo. Concordano pienamente con il principio che la Convenzione garantisce all'individuo sia la libertà di religione sia la libertà dalla religione, la libertà religiosa positiva e negativa. Ed essi anche concordano pienamente sulla necessità che un'aula scolastica educhi alla tolleranza e al pluralismo. La Camera formula anche un principio di neutralità. Ascoltate bene, questo è la Camera. Il dovere dello Stato di neutralità e imparzialità è incompatibile con ogni genere di potere di parte sua di valutare la legittimità della convinzione religiosa o modi di espressione di quelle convinzioni. Questo è il principio di neutralità articolato dalla Camera condannando l'Italia. Da una tale premessa, la conclusione è inevitabile. L'esposizione di un crocefisso sul muro di una classe è stata ovviamente ritenuta espressione di una valutazione della legittimità di un convincimento religioso, il cristianesimo, e quindi una violazione della Convenzione. Questa formulazione della neutralità è basata su due errori concettuali che sono fatali per le conclusioni. Primo, nel sistema previsto dalla Convenzione, tutti i membri devono, in effetti, garantire agli individui la libertà di religione, ma anche la libertà dalla religione. Tale obbligo rappresenta un assetto costituzionale comune dell'Europa. E tuttavia, controbilanciato da grande libertà quando si tratta della religione o dell'eredità religiosa, nell'identità collettiva della nazione e nella simbologia dello Stato. Allora, libertà individuale da una parte e libertà collettiva di identità dall'altra parte. Così, ci sono stati membri in cui la laicità è parte della definizione di Stato, come la Francia. Articolo 1 della Costituzione francese definisce la Francia come uno Stato laico e nei quali, di conseguenza, non ci può essere un simbolo religioso approvato e patrocinato dello Stato in uno spazio pubblico. La religione, nel concezione dello Stato laico, è un affare privato. Ma nessuno Stato è obbligato nel sistema della Convenzione a sposare la laicità. Così, dall'altra parte della Mancia c'è l'Inghilterra, nella quale vi è una Chiesa di Stato, il cui capo dello Stato è anche capo della Chiesa, nella quale i leader religiosi sono anche membri di ufficio del legislativo. Nella bandiera c'è la croce e l'inno nazionale è una preghiera a Dio di salvare il monarca e di concedere a lei o a lui la vittoria e la gloria, anche se qualche volta Dio non ascolta, come è capitato in una certa partita di calcio pochi giorni fa, perché quando ho dato la ringa la Inghilterra ha perso a Sudafrica, allora Dio quella volta non ascoltava. Nella sua stessa definizione di Stato, con una sua Chiesa ufficiale, l'Inghilterra sembrerebbe, nella sua ontologia, nel come è l'Inghilterra, violare la strettore posta della Camera, perché come si farebbe a non dire con tutti quei simboli non vi sia un certo tipo di valutazione circa la legittimità di un credo religioso? Non è che tutti devono essere cristiani, protestanti, anglicani, ma almeno c'è un statement che non è una brutta cosa di esserci, sì, la regina, la bandiera, eccetera, eccetera. In Europa c'è una straordinaria varietà di relazioni tra Stato e Chiesa. Più della metà della popolazione dell'Europa vive in stati che non potrebbero essere denominati stati laici. Inevitabilmente, nell'educazione statale, lo Stato e i suoi simboli hanno un loro posto.
Molto di questi, comunque, hanno un'origine religiosa o esprimono un'identità religiosa attuale. In Europa la croce è l'esempio più visibile, apparendo su innumerevoli bandiere, crinali, edifici, eccetera. Sarebbe sbagliato sostenere, come alcuni hanno fatto, che la croce sia solo o meramente un simbolo nazionale. No, è un simbolo religioso, ma è ugualmente sbagliato argomentare, come alcuni hanno fatto, che ha solo un significato religioso. E tutte e due le cose, data la storia, parte integrante dell'entità nazionale di molti stati europei. Ho aggiunto, ascoltate ora, ci sono studiosi che sostengono che anche le 12 stelle del Consiglio dell'Europa hanno questa stessa dualità. Perché voi si chiedete come mai la bandiera del Consiglio d'Europa ha 12 stelle. C'è una balla che dice sono i 12 membri fondatori, ma non era in 12. Queste 12 stelle sono i 12 apostoli, sono i 12 tribù. Cioè nella stessa bandiera del Consiglio d'Europa c'è un elemento religioso. Era bella vedere la faccia dei giudici a quel momento. Consideriamo una fotografia della regina d'Inghilterra appesa in un classe in Inghilterra. Come la croce, quella immagine ha un significato duplice. È l'immagine del capo dello Stato e anche l'immagine del capo titolare della Chiesa dell'Inghilterra. È quasi come il Papa, che è capo di Stato e capo di una Chiesa. Sarebbe accettabile che qualcuno richiedesse che la foto della regina non debba stare appesa nella scuola per il fatto che non è compatibile con le sue convinzioni religiose o il suo diritto di educazione perché è cattolico, ebreo o musulmano o con la sua convinzione filosofica perché non credente? Potrebbe la Costituzione irlandese o quella tedesca non stare appesa in una classe o non venire letta in classe dal momento che nei loro preamboli troviamo un riferimento, nella prima, quella irlandese, alla Santa Trinità e a Gesù Cristo, Divino Signore, e nella seconda a Dio? Certamente il diritto di libertà dalla religione deve garantire che un alunno che obietta possa non essere coinvolto in un atto religioso, possa non partecipare a un rituale religioso, o non deve avere qualche affiliazione religiosa come condizioni per dei diritti statali. Lui o lei dovrebbero certamente avere il diritto di non cantare all'assemblea della scuola God Save the Queen, sia contrario alla loro convinzione religiosa o atea. Sì, questo contrasto con la loro visione del mondo. Ma può questo studente chiedere che non lo canti nessuno? Qui devo raccontare una cosa bellina, divertente della mia storia personale. Mia mamma è cresciuta in Africa, nella Congo, e la sola scuola per i bianchi era un convento cattolico. E loro erano di una famiglia ebrea. Allora fu mandato al convento cattolico mia madre. Però c'era un concordato fra la sua famiglia e la scuola, che ogni volta che loro cantavano Gesù, lei cantava Mosè. Una bella storia anche di tolleranza. Questa situazione europea rappresenta, cioè che c'è la Francia, quella situazione europea, c'è una parte la Francia e una parte l'Inghilterra, rappresenta un'enorme lezione di pluralismo e tolleranza. Tutti i bambini in Europa, ateo credenti, cristiani, musulmani ed ebrei, imparano come parte della loro eredità europea che l'Europa garantisce da una parte il loro diritto di praticare una religione liberamente, entro i limiti del rispetto dei diritti degli altri e dell'ordine pubblico, e dall'altra i loro diritti di non credere affatto. Allo stesso tempo,
Come parte di questo pluralismo e di questa tolleranza, l'Europa accetta e rispetta una Francia e una Inghilterra, una Svezia e una Danimarca, una Grecia e una Italia, ognuno di quali ha modo molto differenti di riconoscere simboli religiosi avvalati pubblicamente da parte dello Stato e cioè negli spazi pubblici. Tutto questo è l'Europa. È una lezione importante di tolleranza e pluralismo. In molti di questi stati non laic, ampi settori della popolazione, forse persino la maggioranza, non sono più credenti. Ma il groviglio continuo di simboli religiosi nello spazio pubblico e da parte dello Stato è accettato dalla popolazione secolarizzata ancora come parte dell'identità nazionale e come atto di tolleranza verso i propri connazionali che sono religiosi. Potrebbe anche essere che un giorno la popolazione britannica, esercitando la propria sovranità costituzionale, voglia liberarsi della Chiesa intera, come fecero gli svedesi. Ma questo è compito loro, non di questa egregia corte. E la Convenzione è mai stata di certo interpretata come forzarli a farlo. L'Italia è libera di scegliere di essere laic. Il popolo italiano può democraticamente e costituzionalmente scegliere di avere uno Stato laic o, anche se uno Stato laic, di avere o non avere la croce sull'aula. Ma la ricorrente, la signora Lauzi, non vuole che questo corto riconoscere il diritto d'Italia di essere laic, ma imporglielo come dovere. Questo non trova un fondamento nel diritto. Nell'Europa di oggi i paesi hanno aperto le loro porte a molti nuovi residenti e cittadini. Noi dobbiamo offrire a questi nuovi residenti e cittadini un giusto trattamento, un'accoglienza calorosa, non discriminarli. Ma il messaggio di tolleranza verso l'altro non deve essere tradotto in un messaggio di intolleranza verso la propria identità. E l'imperativo giuridico della Convenzione non deve estendere il giusto obbligo che lo Stato garantisce una libertà religiosa positiva e negativa sino ad un'affermazione ingiustificata e senza precedenti che lo Stato si spoglie di una parte della sua identità culturale solo perché le espressioni di tale identità possano essere religiose o d'origine religiosa. La posizione adottata dalla Camera non è un'espressione del pluralismo proprio del sistema della Convenzione, ma è un'espressione dei valori dello Stato laic. Estenderla all'interno del sistema della Convenzione vorrebbe dire, con grande rispetto, l'americanizzazione dell'Europa. Americanizzazione in due rispetti. Prima, una singola ed unica regola per tutti, come in America. Seconda, una rigida separazione in stile americano tra Chiesa e Stato, come se non si può aver fiducia che i popoli di quegli Stati membri, di cui identità e non laic, vivano i principi della tolleranza e del pluralismo. Questo, ancora una volta, non è l'Europa. L'Europa della Convenzione rappresenta un equilibrio tra libertà individuale di e dalla religione e libertà collettiva di definire lo Stato e la nazione usando simboli religiosi o persino avendo una chiesa ufficiale. Noi ci fidiamo nelle nostre istituzioni democratiche e costituzionali per definire i nostri spazi pubblici, i nostri sistemi educativi collettivi. Noi riponiamo fiducia nelle nostre corti, inclusa questa augusta corte, per difendere la libertà individuale. È un equilibrio che ha servito bene l'Europa nei passati 60 anni. E non tocca ora a cambiarlo.
È anche un equilibrio che può agire come una guida per il resto del mondo, dato che dimostra ai paesi che credono che la democrazia implichi la perdita della propria identità religiosa, che non è così. La decisione della Camera ha rovesciato questo equilibrio unico e rischia di appiattare il nostro panorama costituzionale, rubandoci questa qualità superiore diversità costituzionale. Questa egregia Corte dovrebbe recuperare questo equilibrio. Passo ora al secondo errore concettuale della Camera, la confusione pragmatica e concettuale tra laicismo e laicità e neutralità. Oggi nei nostri Stati il principio principale divisione sociale che riguarda la religione non è tra, diciamo, cattolici e protestanti, ma tra il credente e il secolare. La laicità non è una categoria vuota, che significa assenza di fede. In tanti la considerano un ampio punto di vista che sostiene inter alia la convinzione politica che la religione trova un solo posto legittimo nella sfera privata. Ora vorrei dire una cosa che non ho detto alla Corte. Si può pensare che la persona religiosa sempre rifiuta l'opzione laica. Non è così. Io conosco tante persone religiose che credono che il modo giusto per organizzare lo Stato è che lo Stato sarà secolare e che la religione deve essere una cosa privata. Tu puoi essere molto religioso e poi per convinzione politica credere che il sistema francese è il migliore. Anche il contrario. Tu puoi essere un ateo con carta di identità atea e allo stesso tempo non avere nessuna obiezione che lo Stato non sarà stato laico. Conosco tante inglese, tanto danese, tanto grechi che sono atei, ma accettano che è un sistema accettabile che ci saranno simbologie religiose nello spazio pubblico. Non c'è una coincidenza fra la convinzione personale e quel principio politico. Dico un'altra cosa, molto importante al pubblico qui. Si parla libertà di religione e libertà dalla religione. Si può pensare che il religioso insiste sulla libertà religiosa, di religione, la libertà di praticare la propria religione, e l'ateo insiste dalla libertà dalla religione. Sbagliate! Io sono una persona religiosa e insisto molto sulla libertà dalla religione e insisto la libertà dalla religione non soltanto perché sono liberale pluralista, perché dal punto di vista religioso, come ha insistito Papa Ratzinger a Regensburg, non c'è nessun significato religioso di un atto religione che non è autonomo, che è forzato dello Stato. Questo non è religione. E voi dovete sapere questo benissimo, perché era un tema molto molto vicino al cuore di Don Giussani. Lui sempre ha insistito: religione forzata, un atto religioso che non è autonomo nel senso kantiano, non ha nessun significato. Allora l'idea che il religioso solo vuole la libertà di religione e non insiste sulla libertà dalla religione è una menzogna, è una menzogna. Ora, per finire presto, ho detto questo mille volte e posso dirlo molto brevemente qui. Bisognerebbe una volta per sempre liquidare quella sciocchezza che insiste che lo Stato laic è una posizione neutrale. Non è una posizione neutrale, è una posizione onorabile. È una posizione onorabile. È una posizione accettabile, è una posizione francese e americana. Guarda, è interessante quell'alleanza franco. Sono diversi, ma su questo
Non è per caso che si chiama dottor Sottile. È il mio grande maestro, poi verificherà. Però non è la laicità, non è un principio neutrale. Nella divisione politica, fra quelli che pensano che il miglior modo di sistemare il rapporto fra religione e Stato è che la religione sarà strettamente un affare privato, e quelli che accettano che lo Stato può esporre simbologia e religione, o si sceglie uno o si sceglie l'altro. Né l'una né l'altro è una posizione neutrale. E qui, e con questo finisco, ho anche qualcosa da dire sulla cosa sensibile sull'aula scolastica. Allora, la mia favola, parabola, di Marco e Leonardo. Due amici che stanno cominciando la scuola. Leonardo va a trovare Marco a casa sua. Entra e nota un crocefisso. Che cos'è? Gli chiede. Un crocefisso? Perché non ne avete uno voi? Ogni casa dovrebbe averne uno. Leonardo ritorna a casa agitato. La sua mamma, con pazienza, gli spiega. Loro sono cattolici praticanti. Noi no. Noi seguiamo le nostre convinzioni, che sono altrettanto nobili. Non siamo gente meno importante. Ora immaginiamo una visita di Marco a Leonardo. Caspita, esclama. Nessuna crocefisso? Un muro vuoto? Noi non crediamo in queste assurdità, risponde Leonardo. Marco ritorna a casa agitato. Perché abbiamo un crocefisso? Un'assurdità di avere un crocefisso sul muro. E spiega la sua mamma. Sì, noi abbiamo le nostre convinzioni. E la nostra convinzione è religiosa, che ci vuole il crocefisso. Il giorno dopo, entrambi vanno per la prima volta alla scuola. Ora due ipotesi. Immaginiamo la scuola con un crocefisso. Leonardo ritorna a casa agitato. La scuola è come la casa di Marco. Sei sicuro, mamma, che vada bene non avere un crocefisso? Questo è il nocciolo della domanda di Lauzi. Ma immaginiamoci anche che in questo primo giorno di scuola i muri siano vuoti, niente crocifisso. Marco tornerebbe a casa agitato. La scuola è come la casa di Leonardo, gridirebbe. Vedi, ti l'avevo detto che non abbiamo bisogno di queste scemenze. Non c'è una posizione neutrale. Con il crocifisso o senza il crocifisso, in un certo modo una presa di posizione. Allora, come si esce di questo? Insegnamento alla tolleranza. Insegnamento. Tanti amici ebrei mi hanno chiesto come mai tu, un ebreo, sei andato a difendere la croce. Non sono andato a difendere la croce. Sono andato a difendere la possibilità degli italiani di definire la loro identità con rispetto alla loro religione e alla loro storia. Ho difeso questo diritto fondamentale alle identità. E sì, ero io in Italia, ho vissuto qui 7 anni, ma a quell'epoca non avevo bambini. Ma immagino, mia moglie ed io abbiamo parlato, immaginiamo che eravamo qui in Italia e dovevamo noi ebrei praticanti mandare i nostri figli a una scuola italiana con il crocefisso. Cosa avremmo detto ai nostri figli? Avremmo detto una cosa più o meno questa. Noi siamo italiani. L'Italia ha una certa storia. La storia dell'Italia, c'è un coinvolgimento molto importante con la fede cristiana. È difficile immaginare nostro popolo italiano senza questo coinvolgimento, chi trova espressione sulla croce. Ma vedete, malgrado questo fatto, noi ebrei qui siamo cittadini pieni. Domani tu puoi essere anche il primo ministro italiano. Non c'è nessuna discriminazione verso te essendo non cristiano, o essendo ateo, o essendo musulmano. Ma il fatto è
chi nella identità italiana questo fa parte di questa identità. Sarebbe come una... Quando tu entri in una scuola nello Stato di Israele, ed è tutto normale che in ogni scuola trovo il menorah, che è il simbolo dello Stato. Il menorah era nel Tempio vecchio, o su ogni porta nel settore ebreo, anche quando la maggioranza dei ebrei sono atei, c'è un mezuzah sulla porta. Questo fa parte dell'identità dello Stato. Non c'entra se l'alunno è religioso e non religioso. Così avrei insegnato i miei figli. Mille grazie. Beh, noi tutti sappiamo che la prima decisione Lauzi è stata 7-0 e il professor Weiler ricordava che 7-0 è stata la decisione contro la tortura, quindi sicuramente è una strada in salita quella di reverse la decisione Lauzi, però credo che sia anche abbastanza una strada in salita controbattere a queste argomentazioni. La parola adesso al professor Feliciani che da canonista ed ecclesiasticista quadè farà la sua riflessione sul tema della laicità e della presenza della religione nello spazio pubblico. Grazie. Grazie Presidente. Ometterò buona parte del mio discorso perché sono cose già state dette ottimamente dal professor Weiler. Io partirei da una premessa molto semplice, che la presenza della religione nello spazio pubblico è almeno tendenzialmente inevitabile, per due ragioni. Primo, i singoli credenti di qualunque confessione religiosa abbracciano la propria religione come strada verso il loro personale destino. Di conseguenza, la religione, qualunque essa sia, proponendo una concezione della vita e della morte, indica un atteggiamento, una posizione di fronte alla realtà. Posizione che tende a permeare qualunque aspetto dell'esistenza, da quelli più intimi a quelli concernenti la sfera politica e sociale. Gli esempi possono essere innumerevoli. Si pensi all'abbigliamento e all'alimentazione, soprattutto per gli ebrei e gli islamici, all'atteggiamento nei confronti della pace e degli armamenti, o per stare su esempi nostrani, all'accoglienza degli immigrati, ai temi attinenti la bioetica e, ultimamente, ai conseguenti atteggiamenti di fronte agli orientamenti di elettori ed eletti. Si aggiunga che almeno di norma il fenomeno religioso dà vita a gruppi sociali, la Chiesa, le confessioni religiose, dotati di propria autorità, struttura, norme interne, riti, riguardanti anche i momenti salienti della vita sociale, come il matrimonio. Questi gruppi costituiscono una componente tanto rilevante della società civile che in non pochi casi hanno contribuito e tuttora contribuiscono a definire l'identità di un popolo e del suo patrimonio culturale, dalla letteratura alla pittura, dalla musica all'architettura. Il professor Weiler ci ha offerto già numerosi e significativi esempi della rilevanza pubblica della religione in diversi paesi. Io mi permetto di ricordare, a integrazione, che negli Stati Uniti la stessa Casa Bianca è forse l'istituzione che più rappresenta e riassume la tradizione religiosa americana, come leggiamo sui giornali, perché in tutti i momenti, dalla campagna elettorale all'insediamento del Presidente, dall'ostentazione della sua appartenenza religiosa alla continua invocazione di Dio, a proposito e qualche volta a sproposito, nei discorsi pubblici e nei momenti più solenni della vita nazionale. Continuamente ci si appella a Dio. Ma mi sembra anche più interessante spiegare che non si può nemmeno affermare che la religione sia del tutto assente
nello spazio pubblico dello Stato, comunemente indicato come il paese occidentale più ostile, la Francia. Posso ricordare, se volete, un retaggio storico, ma è in vigore, che il Presidente della Repubblica francese, oltre ad avere il privilegio, a cui non ha mai voluto rinunciare, di nominare due vescovi cattolici, dico nominare, è l'unico capo di Stato che ha questo privilegio, è anche canonico onorario della Chiesa di San Giovanni in Laterano. Voi sapete cos'è un capitolo e cosa sono i canonici? È un collegio di preti, un insieme di preti, che ha come compito quello di rendere più solenne la celebrazione del culto. Bene, il Presidente della Repubblica Francese non solo è canonico onorario, ma prende sempre regolarmente possesso di questo ufficio. E allora leggiamo anche che cosa ha detto Sarkozy prendendone possesso. La laicità non ha il potere di tagliare alla Francia le sue radici cristiane. Ha cercato di farlo, non avrebbe dovuto. Come Benedetto XVI ritengo che una nazione che ignori l'eredità etica, spirituale, religiosa della propria storia, attenzione, commette un crimine contro la propria cultura. Beh, si potrebbe dire, queste sono canonici, vecchie storie, queste sono parole, però c'è qualche dato di fatto, uno imponente, che in Francia le scuole cattoliche sono integrate a tutti gli effetti nel sistema di istruzione pubblica. Notate che in Francia non si parla di istruzione pubblica, ma di educazione nazionale. Quindi la scuola come fattore di educazione ha l'identité française. E le scuole cattoliche, quindi, essendo integrate, sono largamente finanziate dallo Stato, cosa che non accade nell'Italia concordataria. Non sto facendo l'apologia della Francia, sto dicendo semplicemente dei dati. Ma c'è anche un dato, una notizia dell'altro ieri, che di fronte alla reazione dell'Episcopato, molto critica alle misure di Sarkozy in tema di immigrazione, il ministro competente non ha dichiarato i vescovi si occupino della salvezza delle anime e della devozione alla Madonna. Ha riconosciuto a tal punto il loro diritto a pronunciarsi su questi argomenti che si è dichiarato disponibile a un incontro con i rappresentanti dell'Episcopato. Non mi risulta che, almeno formalmente, cose di questo genere siano avvenute in Italia. Poi, ma questo il professor Amato queste cose le sa molto meglio di me. Si saranno sentiti, ma informalmente. Da questo breve excursus risulta evidente che le tradizioni dei diversi paesi circa la presenza della religione nello spazio pubblico sono varie e differenziate, l'ha già detto il professor Weiler, e questo non deve sorprendere dal momento che queste tradizioni sono venute plasmandosi nel crogiolo delle vicende storiche di ogni popolo fino a divenire una componente non trascurabile della sua identità. Si tratta dunque di tradizioni che, fin quando non comportino violazioni evidenti e specifiche della libertà religiosa, sono da ritenersi pienamente legittime, come più volte ha riconosciuto la Corte di Strasburgo. La Corte di Strasburgo ha avvallato le chiese di Stato, dove si può accadere che i vescovi siano nominati dal governo. Ha avvallato la tassa ecclesiastica, vale a dire un sistema tributario in vigore in Germania e in altri paesi del centro Europa, che impone lo Stato ai fedeli il pagamento di una addizionale destinata alle rispettive confessioni. Ha avallato la proibizione di portare il velo islamico nell'università della Turchia, ha approvato, legittimato provvedimenti restrittivi di diversi paesi nei confronti di libri, film e dipinti determinate da ragioni di natura morale e religiosa. Quindi la sentenza sul crocifisso è decisamente criticabile.
per vari profili su cui non mi soffermo, anche perché sono già stati ottimamente illustrati dal professor Weiler. Non posso evitare però, perché mi sembra giusto e doveroso farlo, ricordare che cosa ha detto il nostro Presidente della Repubblica in rapporto alla sentenza di Strasburgo. Ha osservato Napolitano: secondo il generale principio di sussidiarietà che ha finora costantemente ispirato la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la questione particolarmente sensibile dell'atteggiamento da tenere nei confronti delle simbologie religiose può essere più opportunamente affrontata dai singoli Stati, che sono in grado di meglio percepirne la valenza in rapporto ai sentimenti diffusi nelle rispettive popolazioni. E ha aggiunto Napolitano, ha sottolineato la necessità di salvaguardare e valorizzare il tradizionale patrimonio identitario e di valori espressi, in particolare nei paesi europei e nel nostro paese, dalla millenaria presenza cristiana e cattolica. Al riguardo, merita anche ricordare, benché riguardi solo i paesi che fanno parte dell'Unione Europea, perché è bene dirlo perché non tutti l'hanno presente, la Corte di Strasburgo è un organismo del Consiglio d'Europa, non dell'Unione Europea, del più vasto Consiglio d'Europa. Il Trattato di Lisbona, che regola il funzionamento dell'Unione Europea, assicura il rispetto delle tradizioni nazionali, impegnando l'Unione a rispettare e a non pregiudicare lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale. E si aggiunga che il Trattato riconosce espressamente la rilevanza pubblica delle religioni, dal momento che non manca di impegnarsi a riconoscere l'identità e il contenuto specifico delle diverse confessioni religiose, mantenendo con esse un dialogo aperto, trasparente e regolare. Circa la sentenza di Strasburgo vorrei aggiungere però una, se volete, una battuta, ma non solo. Se davvero i principi della sentenza di Strasburgo dovessero essere applicati rigorosamente, ne deriverebbe una singolare conseguenza, che tutti i paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa dovrebbero rinunciare a usare il calendario attualmente in uso, perché c'è un piccolo particolare, che questo calendario pone al centro l'anno vero o presunto della nascita di Cristo e quindi lo pone al centro della storia. Infatti la rivoluzione francese si era ben resa conto della portata religiosa del calendario, tanto che l'aveva sostituito con un proprio calendario ispirato a principi illuministici. Non so se è questo che vuole la Corte di Strasburgo, ma la conseguenza di quello che dice è questo. Allora, dove sta il problema? Dal momento che questa presenza è inevitabile, almeno tendenzialmente. Dal momento che in un modo o in un altro si presenta in tutti i paesi, non parliamo dei paesi ortodossi, dove c'è addirittura spesso una chiesa nazionale, e per non dire che i paesi islamici dove la cosa è fin troppo clamorosa. Dobbiamo constatare che nei milieu culturali è presente una mentalità laicista, ancora minoritaria ma in espansione, che trova ampio eco oltre che nelle sentenze di alcuni giudici e in saggi più o meno poderosi, nei mass media, dove non si manca di osannare queste posizioni come se fossero progressiste e ormai del tutto dominanti. Di più, secondo alcuni studiosi, la sentenza di Strasburgo si collocherebbe in un disegno diretto alla neutralizzazione dello spazio pubblico europeo, mediante l'imposizione a tutti gli Stati,
in spregio delle loro costituzioni, di un modello ispirato alla laicità propria dello Stato francese, che però, come abbiamo visto, è molto meno laico di quanto comunemente si creda. Comunque sia, la radice ultima di questi e di consimili orientamenti è da riconoscere in una ideologia caratterizzata dal pregiudizio antireligioso. Secondo i fautori di questa ideologia, il fenomeno religioso appartiene alla sfera dell'irrazionale e quindi non ha alcun diritto di cittadinanza in una società moderna. Quanto alle singole religioni, esse si oppongono al progresso, alla diffusione delle conoscenze scientifiche, producono divisioni tra gli uomini, favoriscono l'insorgere di fondamentalismi che sfociano nella violenza e nel terrorismo. L'ideale sarebbe che sparissero anche dalle coscienze degli individui, ed occorre adoperarsi in questo senso, però perlomeno stiano lontane dallo spazio pubblico. Queste posizioni sono sostenute da noti e qualificati autori anche su importanti quotidiani nazionali, se qualcuno ha la bontà di leggere i più importanti quotidiani nazionali. Qui noi non poniamo minimamente in discussione il diritto di chi abbraccia questi orientamenti ad argomentarli e a propugnarli in pubblico e in privato con tutti i mezzi di cui può disporre e come meglio crede. Il problema è un altro. È che quello che non si può accettare è che si pretenda di imporli come principi ispiratori della convivenza sociale al di fuori di qualunque confronto e verifica democratica e con falsi pretesti. Esempio, l'opposizione alla presenza dei simboli religiosi negli spazi pubblici, simboli religiosi cattolici, viene frequentemente motivata con l'esigenza di tutelare le religioni di minoranza, mentre essa, a ben guardare, nasce ultimamente da un atteggiamento negativo nei confronti di qualunque confessione. In proposito, è significativo che tra i numerosi ricorsi presentati contro tali simboli nelle varie sedi, nessuno risulta proposto da una comunità religiosa. Aggiungerei anche che quando lo Stato francese limitò, più che vietare, l'uso del foulard islamico nelle scuole pubbliche, si pronunciarono contro questo non solo le autorità islamiche, ma anche l'arcivescovo di Parigi e il gran rabbino di Parigi. L'opposizione, vediamo un'altra prospettiva, l'opposizione alla presenza della religione nello spazio pubblico sembra però avere anche un'altra radice, sempre di natura ideologica, che si può definire come l'ostilità all'appartenenza. Mi intendo riferire a quella concezione di società civile che considera i corpi intermedi, io preferisco parlare di formazioni sociali, con la nostra Costituzione, come possibili elementi disgreganti l'unità statale e come un ostacolo al rapporto diretto tra il cittadino e lo Stato. Ha osservato Paolo Grossi: l'età moderna di matrice settecentesca, eliminando tutte le società intermedie, ha operato una colossale operazione. Ha infatti ridotto il paesaggio giuridico a due sole individualità, il macroindividuo, cioè lo Stato, e il microindividuo, il singolo cittadino, l'uno e l'altro oggetto di enfatizzazione. Quindi lo Stato è il potere supremo, l'individuo è un soggetto solitario, senza legami, senza rapporti e senza appartenenza. Una concezione, osserva Grossi, di cui non ci siamo ancora interamente liberati, al punto che qualche giurista continua a farsene promotore. Potrei portare altri dati, ma sorvolo per ragioni di tempo. Due battute sulla situazione italiana. In Italia, da qualche tempo a questa parte, nelle discussioni circa materie di grande rilevanza sociale, come la bioetica e la famiglia, non pochi politici e opinionisti sostengono in modo più o meno coerente e assoluto la seguente tesi. I credenti si astengono pure da comportamenti e prassi incompatibili
con le loro personali convinzioni, ma non pretendano di vietarli ad altri, come si diceva durante la campagna per il divorzio. Bene, i cattolici che vorranno non divorzieranno, ma perché devono imporre agli altri di non poter divorziare? In pratica, gli uomini di fede, fatto salvo il doveroso rispetto delle leggi dello Stato, possono senz'altro comportarsi come meglio credono, ma non hanno titolo a promuovere una legislazione che rispetti la loro concezione della persona umana e della società. Queste concezioni, derivanti dalla religione, non hanno diritto di cittadinanza fuori dalle coscienze. Non è certo il caso di ricordare qui tutte le motivate e approfondite critiche che sono state formulate contro queste tesi. Si vuol solo rilevare che queste tesi risultano incompatibili con il diritto fondamentale dell'uomo alla libertà religiosa, perché questo diritto garantisce a chi crede di esprimersi secondo la propria fede, con tutte le implicazioni culturali, sociali e politiche che ne derivano. Certo, poi nel confronto democratico si vedrà. Non a caso Giovanni Paolo II ha decisamente respinto la pretesa che una società democratica debba relegare al puro ambito delle opinioni personali i credi religiosi dei suoi membri e le convinzioni morali derivanti dalla fede. È una pretesa da respingere. E Benedetto XVI ha definito come ipocrisia la tolleranza che ammette, per così dire, Dio come opinione privata, ma gli rifiuta il dominio pubblico, la realtà del mondo e della nostra vita. In ultima analisi, le tesi rilevate, se sostenute in modo assoluto e coerente, finiscono con l'auspicare una sorta di inaccettabile discriminazione tra i cittadini, riconoscendo a tutti il diritto, per non dire il dovere, di concorrere nelle modalità previste dalla Carta Costituzionale, alla modulazione della vita pubblica nei suoi diversi aspetti, a tutti i cittadini, salvo ai credenti, in quanto intendono agire secondo le loro più profonde convinzioni. Potrei aggiungere che, questo è in particolare una critica che viene rivolta poi più che sui singoli credenti, se non in modo generico, direttamente contro la gerarchia, in occasione di interventi di vescovi in materia di fecondazione assistita e di unioni di fatto. Potremmo dire che forse, almeno in una certa misura, queste prese di posizione contro gli interventi della gerarchia non sono degne di particolare considerazione, perché puramente strumentali. Un editorialista del Corriere della Sera ha osservato che non pochi esponenti laici adottano una sorta di semaforo ideologico. Quando le posizioni della gerarchia coincidono con le loro, ecco un bel verde. Se l'orientamento cattolico diverge, scatta un perentorio rosso. L'atteggiamento è diffuso a sinistra come a destra, con il risultato che ogni intervento dei vescovi in materie, per così dire, sensibili, prova applausi e fischi, ma le parti muctano secondo l'occasione. In realtà, le vivaci reazioni determinate da questi pronunciamenti episcopali meritano attenzione, in quanto rivelano una marcata insofferenza, per non dire una decisa ostilità, non tanto nei confronti di determinati precetti o dottrine morali o del cristianesimo genericamente intese, quanto della stessa Chiesa. Le contestano infatti il diritto di pronunciarsi nelle materie che possano essere oggetto della legislazione statale, con motivazioni che ripetono quelle già ricordate, ma anche con argomentazioni di natura più propriamente istituzionale. Ad esempio, una lettera pubblicata senza alcun commento su un diffuso quotidiano nazionale riesuma la vieta risibile tesi che la Chiesa non avrebbe alcun titolo per interloquire negli affari italiani, in quanto soggetta al sovrano di un paese straniero, il Vaticano. Attenzione, un'argomentazione decisamente preoccupante, perché indice a considerare i cattolici cittadini di seconda categoria, come è avvenuto più volte nella storia.
non si è esitato a ricorrere al ricatto economico, auspicando, minacciando l'abrogazione dell'otto per mille, che non ha nulla a che vedere con la tassa tedesca, senza far presente che non si tratta di un privilegio della Chiesa cattolica, ma di una forma di finanziamento già in vigore per altre cinque confessioni religiose, formalmente prevista per altre cinque, come ricordano i quotidiani di oggi, e accessibile a tutti i culti che pervengano alle intese previste dall'articolo 8 della nostra Costituzione. Non sono mancate neanche argomentazioni più sottili e articolate, come quello di chi ha osservato che in sé per sé i pronunciamenti della gerarchia sarebbero leciti, ma cessano di esserlo in presenza di un concordato. Interpretazione del tutto fantasiosa, in quanto è proprio il concordato che non solo riconosce la piena legittimità della presenza della Chiesa in campo sociale, ma la impegna la Chiesa in questo senso, perché l'articolo primo, perché evidentemente chi sostiene queste tesi, anche se accreditato come intellettuale competente di queste materie, non ha mai letto il concordato, il primo articolo dice che la Repubblica Italiana e la Santa Sede, dopo aver ribadito la propria sovranità e indipendenza, come da Costituzione, si impegnano alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese. Concludo rapidissimamente. La Chiesa, se vuole essere fedele alla sua missione, non può e non deve essere neutrale in politica. Certo, essa non si ritiene legata a nessun regime o sistema politico, ma rivendica con forza il proprio diritto dovere di predicare sempre e dovunque con vera libertà la fede e insegnare la sua dottrina sulle società, esercitare senza ostacoli la sua missione tra gli uomini e dare il suo giudizio morale anche su cose che riguardano l'ordine politico quando ciò sia richiesto dalla persona e dalla salvezza delle anime. Voglio dire, concludo con un'avvertenza, anche nella situazione del nostro Paese, che per quanto che nel contesto del mondo si rivela tra le più favorevoli, la libertà religiosa non può mai darsi come pacificamente acquisita e assolutamente scontata, ma deve essere continuamente e attentamente rivendicata e tutelata contro ogni tentativo di circoscriverla o di limitarla. E a questo proposito va segnalato che la questione si pone soprattutto a livello educativo e culturale, perché, come ha osservato Giovanni Paolo II, i diritti dell'uomo, più che norme giuridiche, sono innanzitutto dei valori che devono essere custoditi e coltivati nella società, altrimenti rischiano di scomparire anche dai testi di legge o, aggiungo io, restarvi confinati senza nessuna incidenza sulla realtà. In ogni caso, il mezzo più efficace di cui i credenti dispongono per tutelare la libertà religiosa è quella di esercitarla effettivamente in tutte le sue dimensioni ed espressioni, dal culto pubblico alla testimonianza negli ambienti di vita, dalle iniziative culturali ed educative alle opere sociali. È questa prospettiva di presenza che Don Giussani ci ha sempre insistentemente proposto e di cui si può senz'altro indicare come esempio particolarmente significativo questo meeting. Grazie. Grazie davvero, perché appunto, come vedete, il tema si amplia, non solo un caso ma una situazione letta con intelligenza e profondità. La parola adesso al Presidente Amato, che nostro graditissimo ospite ci darà delle conclusioni forti su questo tema. Grazie. Bene. Io vi ringrazio per avermi invitato. C'è una ragione in fondo. Io è da tempo che sostengo esattamente l'opposto di ciò che sembra prevalere in termini di laicità.
Noi non abbiamo bisogno di tenere le religioni fuori, noi abbiamo bisogno di tenerle dentro. Noi non abbiamo bisogno, per vivere insieme, per sperare nel futuro di questo mondo, per sperare che cambi una vita sociale nella quale è sempre più difficile che ciascuno riconosca se stesso nell'altro, che le comunità che riescono a vivere insieme vedano questo insieme al di là della categoria economica o al di là dell'etnia, che ci sia quella cosa che molti hanno ancora il coraggio di chiamare fratellanza tra gli esseri umani. Ecco, se il futuro del mondo è questo, se, come è mia convinzione, lo dicevo prima in conferenza stampa, il futuro è Babele, ma è una Babele in cui i diversi devono imparare a riconoscersi, apprezzarsi ed amarsi, se il futuro è questo, non lasciate la vostra fede al di fuori della sfera pubblica, non lasciatela sotto il tappeto di casa quando vi muovete per incontrare gli altri. Questo è un tema che è un classico delle democrazie. Vi ricorderete, molti di voi l'avranno letto, che Beckenförde sosteneva e sostiene che le democrazie sono fondate su un dilemma. Le democrazie hanno come proprio presupposto e come proprio modo di vivere quello del rispetto degli altri, del riconoscimento della dignità umana in ciascuno. La democrazia è i diritti e le libertà riconosciuti a tutti coloro che ne fanno parte. State attenti, in Italia questo tende troppo spesso ad essere dimenticato. Le democrazie funzionano attraverso il principio di maggioranza, è vero, ma le libertà e i diritti sono di tutti, non della sola maggioranza. E nessuna maggioranza ha il potere di privare di libertà e diritti coloro che non ne fanno parte. Ma se questa è l'essenza della democrazia, la democrazia che funziona in base al principio di maggioranza non è in grado di garantire i propri presupposti. Perché che cosa garantisce? Quale regola legale può garantire quelle qualità civili e morali che sono essenziali perché un sistema democratico funzioni? Ecco che questo dilemma lo risolve qualcosa che viene prima, qualcosa che sta nella coscienza di ciascuno di noi, qualcosa che sta nei valori in cui crediamo, nei principi ai quali ispiriamo la nostra azione quotidiana. Ebbene, questi principi sono ciò per molti di noi che le religioni insegnano, ciò per ciò di cui il funzionamento non solo della vita privata ma della vita pubblica ha uno straordinario bisogno. Allora si tratta di domandarsi come è venuto fuori che a chi ha una fede religiosa si dice: ma guarda che, lo diceva Joe Weiler all'inizio, che la sfera pubblica è la sfera dell'assenza della fede. La fede e gli affari religiosi stanno da un'altra parte. Noi viviamo il temporale e sul temporale la religione non ha voce. La religione ha voce su ciò che sta dentro e su ciò che sta al di là della vita temporale. State attenti, c'è un elemento di verità in questo. Di sicuro la religione porta dentro di sé un elemento trascendente, comporta che si pensi che c'è un Dio al di sopra di noi col quale
i fedeli pensano di ricongiungersi al di là della vita terrena, ma se c'è questo elemento, non è affatto vero l'opposto, e cioè che il temporale non sia sotto l'influenza della religione e dei sentimenti religiosi. E in realtà, se si vuole insistere su questa separatezza, è perché, io ne sono profondamente convinto, si confonde tra la questione che nei nostri paesi europei si è posta storicamente nei secoli, e cioè della separazione della istituzione Stato dalla istituzione Chiesa, con ciò che sta nella coscienza di ciascuno di noi, dove non ha nessun senso che operi una analoga separazione. Quando si dice degli affari temporali si occupa lo Stato, degli affari spirituali si occupa la Chiesa, si dice in fondo una cosa che è giusta una volta superato il potere temporale della Chiesa. Si dice che se tu commetti un furto è lo Stato che ha il potere di decidere se condannarti o meno. Si dice che quando ti nasce un figlio è lo Stato quello che certifica che la tua famiglia è cresciuta e che quella creatura è figlio tuo, mentre tocca alla Chiesa valutare se ammetterti o meno ai riti religiosi, ovvero ai sacramenti, in ragione di comportamenti che possano essere in violazione delle regole religiose, e compete alla Chiesa ordinare i sacerdoti e stabilire quali sono le loro vicende e stabilire eventualmente le ragioni per le quali si può essere privati delle prerogative sacerdotali. Questo è assolutamente vero, ma questo non ha nulla a che fare col fatto che buona parte del temporale, per chiunque viva la sua vita terrena con la normalità con la quale chiunque la vive, non debba risentire, al contrario, dei valori nei quali crede, dei principi ai quali si ispira. Se la religione riguardasse solo l'aldilà, voi avreste il diritto di essere credenti solo dopo che avete reso la vostra vita al Signore. Paradosso inaudito questo. Voi non avreste il diritto di essere credenti nella vostra vita quotidiana, perché questo violerebbe una sorta di neutralità che la sfera pubblica deve avere rispetto agli affari religiosi. È vero invece il contrario. Voi avete non il diritto, ma avete, io penso da cittadini, prescindo dal fatto religioso, ma voi avete il dovere di portare ciò in cui credete nelle discussioni e nelle decisioni nelle quali si affrontano sempre questioni che hanno un risvolto morale. Questo viene oggi troppo spesso dimenticato. Guardate, non c'è soltanto la bioetica, perché ora si dice la religione è tornata perché vi sono questioni che attengono alla vita e alla morte. Certo, questo è sicuramente vero. Ma tutte le questioni che vengono affrontate nella sfera pubblica, per il sol fatto che vengono decise scegliendo o in un senso o nell'altro, sono questioni sulle quali viene fatta una scelta morale. Perché? Quando si decide, lo ricordava giustamente il collega Feliciani, quando si decide di mandare via i Rom, non c'è una scelta morale in questo? È possibile che noi vediamo una questione del genere soltanto come una questione di ordine pubblico? Se io ho una fede religiosa, non potrà scattare dentro di me la consapevolezza che sono dei miei fratelli anch'essi?
Quando qualcuno mi disse che siamo tutti figli dello stesso Dio, non si riferiva anche ai Rom? E se si riferiva anche ai Rom, li posso mandar via ignorando questa fondamentale comunanza che c'è e che mi viene dalla mia religione? Vedete, questo è il punto. Non esistono questioni in relazione alle quali la religione sia irrilevante. Tutte le questioni, o quasi tutte, certo, insomma, quando si tratta di decidere se per misurare i millesimi di un condominio occorre l'unanimità o lo si può decidere a maggioranza, una Cassazione che decide questo può farlo probabilmente a distanza dai principi religiosi, immagino. Sarei in qualche modo inquieto se vi fosse qualcosa che viene dalla religione a proposito dei millesimi di un condominio, ma al di fuori di queste piccole cose, voi avete sempre nella sfera pubblica decisioni che implicano una questione fondamentale. Scegliete sempre tra il giusto e l'ingiusto, e in genere è giusto ciò che punisce chi ha fatto del male, ma ciò che non nega l'altro quando l'altro è vittima del male, e forse ne deve riconoscere un po' anche in chi ha fatto del male, temi sui quali potremmo intrattenerci a lungo. Ecco allora che viene fuori un punto essenziale. La religione non è fuori dalla sfera pubblica. La religione interpretata da chi? Ecco, questo è il tema davanti al quale i paesi che hanno avuto il potere temporale della Chiesa, come l'Italia, tendono ad avere una pelle facilmente irritabile. Ma appunto altro sono le gerarchie ecclesiastiche, le quali adottano atti che producono effetti nella loro sfera, altro sono le gerarchie ecclesiastiche che esprimono una voce, che è probabile che sia più autorevole in Italia di quanto possa esserlo in altri paesi lontani dalla religione cattolica, ma è una questione di autorevolezza, perché poi alla fine, badate che a decidere è sempre la coscienza del singolo. A decidere è sempre la coscienza del singolo. L'importante è che il singolo questa coscienza la sappia attivare. E qui non si deve mai dimenticare un tema di fondo, che ciascuno di noi, anche il credente, sta nella sfera pubblica come cittadino. Come cittadino significando che deve portare dentro di sé i suoi sentimenti religiosi e ciò in cui crede, ma deve saperlo confrontare con gli altri, misurare con gli altri, valutare in relazione alle reazioni che gli altri possono avere, introdurre con quella generalizzabilità che anche Benedetto XVI ha sottolineato come la qualità essenziale dell'argomento con il quale si fa valere ciò in cui si crede nella sfera pubblica. Non potete accettare che nella sfera pubblica entri qualunque principio ritenete di imputare alla vostra religione o di dovere alla vostra religione, come un credendum al quale voi e anche gli altri si debbono rimettere. Stiamo attenti quando assumiamo atteggiamenti di questa natura, che sarebbero sbagliati. Voi vivete ormai in un paese nel quale anche altre religioni sono entrate, o per meglio dire sono tornate. E si fa i conti con le interpretazioni che di queste altre religioni vengono date da coloro che ne sono fedeli. E immaginate, per seguire Joe Weiler nella esemplificazione astratta,
che qualcuno proponga domani nel Parlamento italiano una legge che prevede la lapidazione delle donne adultere, ritenendo con ciò di ottemperare ad una prescrizione che ritiene religiosa. Non sta a me stabilire, io credo di no, che il Corano possa davvero prevedere una cosa simile. Io sono abbastanza candido da ritenere che nessun Dio, dal momento che poi nelle religioni monoteiste è sempre lo stesso, comunque chiamato, può prescrivere ai suoi fedeli di uccidere l'altro, perché uccidere un uomo è la negazione di Dio, in realtà. Io così vedo l'uccisione. E non credo che il Dio unico chiamato Allah dia prescrizioni diverse da quelle che dà il Dio chiamato Dio, secondo la nostra lingua, ma c'è chi ritiene che sia una prescrizione religiosa quello di lapidare la donna adultera, se vi viene proposto in Parlamento. Voi reagireste e pretendereste che chi lo propone reagisca e sia consapevole del fatto che questo viola dei principi fondamentali che riguardano diritti dei singoli, dignità della persona e convivenza civile. La generalizzabilità e, come diceva Joe Weiler, la tolleranza per l'altro. La sfera pubblica, questo lo diceva Maritain, è qualcosa nel quale si incontrano società naturali diverse, anzi meglio, comunità naturali diverse. La comunità religiosa è una delle comunità naturali, ma è destinata ad incontrare altri e con questi altri procedere verso il bene comune. Allora, io ecco, vorrei che di questo mio intervento vi rimanessero fondamentalmente due cose: che in questa compresenza con gli altri voi li portiate i vostri valori di credenti, voi non li lasciate fuori dalla porta, voi li riteniate parte essenziale del vostro modo di collocarvi davanti alle questioni, di fare la diagnosi di una realtà e di arrivare verso la soluzione. Allo stesso tempo, però, lo dovete saper fare essendo capaci di andare al nocciolo di ciò che la vostra stessa religione vi porta a ritenere giusto. Quando vi accorgeste che portare avanti fino in fondo la vostra soluzione è una negazione dell'altro, allora dovete porvi il problema del limite. Fino a che punto ho diritto di imporre me stesso agli altri, pretendendo che gli altri siano come voi? Guai ad uno scontro di assoluti senza limite nella sfera pubblica. Se c'è un'altra cosa sbagliata, e finisco presto, è dire che la sfera pubblica è la sfera a cui non hanno accesso gli assoluti. Questa è un'altra fesseria che viene detta in realtà per tenerne fuori la religione. Ma perché? Che nella sfera pubblica di una democrazia debba decidere la maggioranza e non la minoranza non è un assoluto. Che per una democrazia tutti gli esseri umani siano uguali e che non si possano fare leggi che favoriscono i cittadini di razza ariana non è forse un assoluto? Il problema non è se entrano gli assoluti, è che dobbiamo tutti sapere che c'è un limite. La vera differenza tra gli assoluti integralisti, tra gli integralisti e i non integralisti, è qua.
è nella consapevolezza o meno del limite, è nella questione che sta in testi che voi conoscete della ibris. È la ibris, è l'eccesso, è l'andare oltre. E l'andare oltre è contrario ai principi della religione, in realtà. Il confine tra il creatore e la creatura è anche nell'argomentazione. La mia argomentazione non può mai essere così sicura di sé da escludere comunque che il contributo di altri possa migliorarla o portare ad una soluzione che per il bene comune è migliore. Ecco, questo è il punto su cui oggi io mi sono trovato più spesso a criticare i non credenti dei credenti, perché i credenti in quanto tali, appunto questa distinzione tra il creatore e la creatura la sentono dentro di sé e quindi sono più consapevoli spesso della esistenza di un limite invalicabile. La dea ragione è quella che ogni tanto riemerge ancora oggi, come ai tempi di Kant e di altri nell'Ottocento, essa tende a fornire delle soluzioni che sono talmente vere da non ammettere repliche, da non ammettere obiezioni. Questo è davvero pericoloso. Ecco, questo può poi portare verso i totalitarismi e le dittature culturali. Appunto, e qui concludo, noi andiamo verso una Babele, in ogni caso andiamo verso una società o delle società nelle quali ci troveremo in diversi e la distinzione a cui siamo abituati noi in Italia, che è fondamentalmente quella che chiamiamo tra laici e credenti, che poi è tra credenti e non credenti, è una distinzione che sarà accompagnata da quella tra appartenenti ad una religione e appartenenti ad altre religioni che potranno diventare sempre più numerosi. È fondamentale che di questa Babele noi mettiamo a frutto ciò che essa è in grado di offrirci. Io non sono un teologo e quindi non ho titolo ad interpretare i sacri testi. So che Babele è da molti interpretata come una maledizione del Signore, che volle quindi che l'eccesso che si stava formando in quella torre finisse per centrifugarsi e gli uomini e le donne sparsi per il mondo. Quella cosa che chiamiamo globalizzazione sta riportando Babele a ricomporsi. Nella torre che un giorno fu distrutta si ricreano ambienti nei quali, in diversi a suo tempo centrifugati, viviamo l'uno accanto all'altro. Questo fa riemergere interpretazioni che portano a ritenere che l'Onnipotente volesse insegnarci a vivere meglio vivendo tra diversi. Questo lo si trova scritto nel Corano, a dir la verità, in un bellissimo passaggio che dice: io vi ho creato in nazioni e tribù non perché restaste ciascuno tronfio nella propria tradizione, ma perché imparaste a conoscervi e ad amarvi meglio. Sapete che vi dico, è un bel Corano e sarebbe bene che tutti partissimo da qui. Grazie a tutti i relatori, ma in particolare a questo ultimo intervento, perché ci
chiama a qualcosa che è proprio dentro la nostra esperienza. Noi possiamo, speriamo di poter incontrare tutti, perché siamo profondamente convinti che il desiderio di felicità e di verità e di giustizia alberga in ciascuno di noi, e questo è il segno della presenza del mistero in noi. Grazie a Giorgio Feliciani, che ci ha ricordato che la libertà religiosa deve essere praticata per essere ben difesa, e grazie ancora, come sempre, tantissimo a Joseph Weiler per il cuore grande che ha nei confronti degli amici del meeting, e per averci poi ricordato che, insomma, abbiamo dei buoni argomenti anche per continuare a lottare per un'Europa che non sia un'Europa appiattita, un'Europa che non sia neutrale, ma che sia veramente il luogo dei popoli e delle persone che hanno un cuore grande. Arrivederci a tutti e buonasera.